La grande delusione è l'Argentina, ma male, male, male. Ma non perché ha perso, perché si può perdere una partita, il modo in cui hanno giocato. Io dico una cosa, se Messi, io ho sempre detto in questi due anni, se l'Argentina come squadra regge Messi, allora lui fa la differenza. Se lo portano lì agli ultimi 20 metri, 30 metri, lui ti fa la differenza, secondo me. E puoi andare fino in fondo. Ma se la squadra non aiuta, Messi, io se sono allenatore, gli metto un uomo addosso a Messi e non tocca mai la palla. Finito, Rambaradan. Perché gli altri, troppo poco. Lautaro poco, Di Maria poco, De Paul poco, Paredes, devono fare di più. Se no, io cosa faccio? Metto un uomo su Messi, lui non la ciappa più, dico, tu stai solo su di lui, 90 minuti, come vecchi tempi. Basta, è finito. Non fanno due passaggi di fila. Lenti, 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 lenti. Grande delusione. E vi dico una cosa, se domani non vince col Messico, perché il Messico sono brillanti, sono veloci. Se il Messico batte l'Argentina, che può succedere, l'Argentina va a casa. Zero punti, più partito può andare a casa. Quindi la mia divisione è l'Argentina. Ma aspettavo un'altra Argentina. Ma Bobo, io guarda, io fino a un certo punto ti seguo, nel senso che vado io un attimo al volo, Lele. Io ti dico la sincera verità, fino a un certo punto... Invece no, vai. Io fino a un certo punto ti seguo e sono d'accordo con te. Però se tu mi dici l'Argentina male, 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 secondo me io ho l'impressione che la partita si è messa 1-0, loro sono stati superficiali, sono stati lì in ciabatte, che la partita la potevano portare a casa quando gli pareva, perché il primo tempo poteva fare 5-6 gol. Loro hanno fatto 30, quando tu dici l'Argentina doveva reggere Messi, 37 partite senza perdere. Questo è il grafico, il grafico delle occasioni. Sì, me l'hai mandato Lele, infatti ho visto tre mezzi contropiedi, tre attacchi, due gol, l'Arabia . E poi l'Argentina. No, perché quello che dice Bobo, fino a un certo punto lo seguo, poi c'è una parte dove io dico 36 partite, loro hanno fatto sempre bene, giocando a calcio, ma non sostenendolo, anche assistendolo Messi, nel senso che Messi sappiamo che è quello che può fare e farà. Però il problema è che la prima partita sono stati proprio superficiali, hanno fatto male. Io non posso pensare che loro vincono una gran Coppa America, 36 partite che non perdono. Io non posso pensare che dall'oggi al domani non riescono più a fare tre passaggi. Perché l'altro giorno mi ha impressionato in negativo 3-4 giocatori. Perché i De Paul, i Paredes, non lo so, non è che tu dici non ci hanno messo grinta, cattiveria, eccetera. Proprio a livello, sembrava una partita da giovedì. Che io posso imbucarti quando voglio, 70 volte in fuorigioco, secondo me l'hanno presa sotto gamba. Ovviamente, come dici te, adesso li tocca il Messico, e che non sia mai, succede un imprevisto, rischia veramente di fare un tonfo clamoroso. Ma io sono sempre fiducioso e voglio dire a quei burattini pagliacci che continuano a scrivere di Messi, si mettessero l'anima in pace, indipendentemente da come andrà il Mondiale. Il calciatore più grande della storia rimarrà Messi, che continuano a fare sempre i paragoni con Maradona, con quell'altro, e ancora una volta fallite, eccetera. Si mettessero l'anima in pace, che questo ragazzo qua, in 16 anni, ha fatto la storia e rimarrà unico nella storia del calcio, perché è il più grande della storia, ok? Qualche bidone di immondizia che continua a scrivere ancora, che continuano a fare i paragoni, e non sarà quello, e non sarà quell'altro. Si mettessero l'anima in pace. Messi ha sorpassato tutti ed è il numero uno più grande della storia, ok? Se ne facessero una ragione, andrà fuori ai gironi, andrà fuori agli ottavi, non vincerà, non me ne frega un cazzo. Devono farsi una ragione e mettersi l'anima in pace questi buffoni che continuano, non vedono l'ora che questo ragazzo qua, che non gli dà corda, non li caga, non, nemmeno di striscio, continuano a scrivere e a infangarlo, nel senso che fanno sempre il paragone, non sarà Tizio, non sarà Kai. Si mettessero l'anima in pace. Messi è il più grande giocatore che la storia del calcio abbia mai avuto e che mai avrà. Punto. Lele. Allora, il discorso è che sai com'è, il Mondiale amplifica tutto, giustamente, perché tutti aspettano questo evento. Io sono d'accordo. Ti sento male, Lele. Non si sente più Lele. L'Argentina fino qui è coso.
Ci sentono, ragazzi? Sì, sì, vai un po' in ritardo, però. Vabbè, facciamo come riusciamo. Comunque 36 partite che non perdeva, quindi raggiungeva l'Italia, se non perdeva. E in realtà io credo che abbia, cioè, abbia peccato di, secondo me, di rispetto della partita, rispetto della difficoltà. È andata, ha pensato che sia stato, che poteva essere tutto molto facile, tutto scontato. Si è spenta con il gol che ha fatto, cioè far gol gli ha fatto male, e quindi dopo è stata pigra, e ha pensato che sarebbe stato tutto dovuto, scontato, e quindi non è né un atteggiamento tattico né un atteggiamento di uomini, perché capirai, cioè, voglio dire, gli argentini sono italiani che parlano spagnolo, quindi vi immagino cosa stanno dicendo i giornalisti argentini. Immagino. Cioè, qua Scaloni di colpo non è all'altezza, cioè, capite? Scaloni di colpo non è all'altezza. Aspetta, non perché ha tirato fuori Messi o Di Mario Lautaro, adesso gli imputano perché ha giocato il Papu Gomez e non McAllister. Immagina come siamo messi, per quello che ti dico, Lele, non sono giornalisti, quello è, sono solo giornalai che devono vedere il giornale.